Un furto questa mattina, ecco, dicevate che non ve lo aspettavate, che cosa è successo esattamente? Sì, diciamo un furto con destrezza che è avvenuto inaspettato da parte di una persona, di un imprenditore della zona al quale davamo tanta fiducia e tanta amicizia. Niente, è successo che praticamente questa persona è venuta ad acquistare degli articoli di arredamento, ma al di là di quello che ha appoggiato sul bancone si è portato col suo zainetto parte dell'altra merce verso la propria macchina aziendale. Speriamo che non torni più, ovviamente è stato accompagnato nel giusto modo alla porta. Chi si è accorto del furto? Allora, del furto è stato segnalato da un cliente che ha visto questo movimento praticamente lui ha messo tantissimi, una quantità tipo erano 25 profumini e bottigliette di profumazione all'interno del suo zainetto, quindi è stato proprio visto. E dopo con questo zainetto, quindi una volta che metti nello zainetto, con questo zainetto si allontanava dalla porta, è stato subito notato, insomma. Ma è una persona che ha problemi economici oppure no? No, è un imprenditore della zona, e quello che fa più rabbia è che un imprenditore come me, una persona che ha dei dipendenti, che porta avanti un'azienda, che è in sviluppo, che apre altri punti per la sua attività. E quindi era come una persona con la quale anche ci si poteva anche confrontare, diciamo, su vari e diversi problemi sociali legati alle nostre attività. Guarda, io sono rimasto veramente, cioè mia moglie, anche da questo video che ha fatto qualche cliente, era arrabbiata e si notava proprio la sua rabbia verso questa persona. Pensate che sia già successo altre volte? Poi lo avete denunciato oppure no? Allora, noi non lo abbiamo denunciato perché, dai, 25 euro adesso non mi sembra. Il problema è che quanto ci avrà rubato nel tempo, però queste sono ipotesi sulle quali adesso non si può fare chiarezza, ovviamente. Non ci sono i mezzi per poterlo constatare. Però rimane il dispiacere. Rimane questo amaro. Mi dispiace solo che io ho due attività che sono una a Montecchio e una sarà di nuovo a Pesaro. E purtroppo io vado e vengo da Pesaro a Montecchio 10 volte. Ogni volta mi passo davanti alla sua attività e mi viene il magone. È l'unico dispiacere che ho. Forse cambierò strada. Farò il giro più lungo, ma eviterò di passarci davanti. È l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento. Alla borsa piena, guarda quanti sono inculati. Sei scandalosi.